Dal Giappone alla California, dalla Cina alla Repubblica Ceca, passando per Germania e Svizzera. I prodotti della Fraternita dei Laici, olio, vino, ma anche succhi e frutta essiccata, hanno abbondantemente superato i confini aretini e nazionali e adesso sono approdati anche in Vaticano. Questi prodotti ditenuti di Fraternita, che è l'azienda che produce i nostri prodotti, questi prodotti sono arrivati all'interno della città del Vaticano. Quindi negli esercizi commerciali della città del Vaticano, ma anche nell'attività della produzione alimentare all'interno dei palazzi apostolici, si usa prodotti che vengono dalla terra di Arezzo e questo è un grande orgoglio. Tutti i prodotti di agricoltura della Fraternita rispondono a criteri di qualità. Crescita qualitativa significa anche ridurre nella quantità produttiva ma migliorare la qualità. E una delle prime azioni che il nuovo magistrato ha preso è quella di proibire nella nostra attività agricola l'isola di glifosato, che è un diserbante che andava eliminato. Quest'anno abbiamo restituito il premio di una borsa di studio di 1000 euro al miglior studente dell'Istituto Agrario delle Capezzine e oltre alla borsa di studio simbolica e comunque anche un attimino economica ci sarà il coinvolgimento di studenti all'interno dell'azienda per farli venire a contatto con il mondo reale della produzione agricola. Non ultimo anche un gruppo di studio di agronomi già laureati che lavoreranno a dei progetti futuri in collaborazione con Fraternita.